Un ben trovati ai nostri telespettatori, consueto appuntamento con l'informazione locale di RTA. La cronaca cercava funghi e purtroppo ha trovato la morte, triste destino per un 63enne di La Spezia che, cadendo in un canalone al passo dell'Agastrello, ieri pomeriggio ha violentemente battuto il capo contro alcune rocce. Per lui purtroppo non vi è stato nulla da fare. I tecnici del soccorso alpino e speleologico Emilia-Romagna sono intervenuti ieri pomeriggio per un tragico incidente occorso ad un cercatore di funghi deceduto in seguito ad una caduta in un canalone. L'uomo, un 63enne residente a La Spezia, era partito di prima mattina dal passo dell'Agastrello che separa le province di Parma e Massa Carrara, scendendo in cerca di funghi sul versante toscano nel comune di Comano insieme ad un amico. Sfortunatamente l'uomo è scivolato in un ripido canale urtando violentemente il capo contro alcune rocce. Subito è stato dato l'allarme, ma la scarsa copertura telefonica ha rallentato l'allertamento. Sul posto si sono portate le squadre del soccorso alpino emiliano provenienti dalle vicine province di Parma e Reggio Emilia, mentre da Comano è giunta l'ambulanza, una pattuglia dei carabinieri e da Massa sono arrivati i vigili del fuoco. Non senza difficoltà i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell'evento e dopo aver ottenuto il permesso dal magistrato per la rimozione del corpo è stata effettuata una lunga e faticosa calata nel bosco. Raggiunta la strada carrozzabile, i tecnici del soccorso alpino Emilia-Romagna hanno affidato la salma alle autorità competenti. Anche l'Associazione per il futuro delle nostre valli chiede spiegazioni ai sindaci di Borgotaro Albareto e al dirigente scolastico del comprensivo Manara circa lo spostamento dei 15 bambini da una scuola all'altra. Il presidente dell'Associazione per il futuro delle nostre valli ha inviato ai sindaci di Borgotaro ed Albareto e per conoscenza al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Borgotaro un documento che è stato protocollato, dove si fa richiesta di relazionare in merito alla migrazione scolastica dal plesso di Borgotaro a quello di Albareto. Nel testo si legge: preso atto del fatto che si è verificata una consistente migrazione scolastica con particolare riferimento dal plesso di Borgotaro verso quello di Albareto. Premesso che entrambi i plessi fanno parte dello stesso istituto comprensivo, a nome e per conto dell'associazione di cui sono presidente pro tempore, sono con la presente a chiedere ai sindaci interessati di relazionare in modo congiunto o disgiunto in merito a questa circostanza, e cioè se la stessa è stata generata dai disagi alla salute a più riprese manifestati dagli stessi alunni e segnalati dagli stessi genitori nel corso dell'anno scolastico 2017-2018. In particolare si fa richiesta di rendere nota la motivazione per la quale i genitori hanno deciso di optare per questa scelta, cioè se la stessa è stata dettata dal principio di precauzione nello spirito del principio di seguito enunciato, e cioè che, lontano dalla fonte, non vi è correlazione. Inoltre, in merito all'incontro pubblico programmato dalla Regione per questa sera alle 20.30 al Teatro Farnese, l'Associazione ribadisce che la sua mancata adesione di prendere parte al tavolo istituzionale, così come da tempo dichiarato, è legata al fatto che gli enti non si sono fatti carico di rimuovere gli ostacoli generati dal problema emissioni. Come anticipato nel servizio appena trasmesso, tra poco si terrà dunque al Cinema Teatro Farnese l'incontro pubblico di presentazione del tavolo di garanzia per Borgotaro, occasione questa per illustrare il lavoro fatto in questi mesi dagli enti di controllo ambientali e sanitari ed il percorso che ha portato alla costituzione del tavolo di garanzia e del comitato tecnico scientifico. Nella serata saranno presentati anche gli obiettivi, le modalità di lavoro e le prossime campagne di ulteriori controlli che verranno effettuate. Sarà presente l'assessore regionale all'ambiente Paola Gazzolo. Ovviamente la cittadinanza è invitata a prendere parte. Si è svolto ieri sera a Borgotaro il Consiglio Comunale, approvazione dell'accordo con l'Unione dei Comuni per l'attivazione del piano di sviluppo delle gestioni associate delle funzioni comunali e variazione al bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2018 tra i punti all'ordine del giorno. Con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario dell'opposizione, il Consiglio Comunale di Borgo Valditaro ha approvato una variazione al bilancio che
per impiegare una quota consistente dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2017 in tutta una serie di opere. Con questa variazione di bilancio, con questa destinazione di un ulteriore 600.000 euro circa di avanzo d'amministrazione, liberiamo appunto risorse per riqualificazione di un paio di aree del capoluogo e di San Rocco. Infatti destiniamo una cospicua parte, circa 400.000 euro, per la riqualificazione del campo Capitelli con un manto sintetico, che si va anche a incastrare in un progetto più complessivo a cui abbiamo aderito ad un bando in questi giorni di riqualificazione del comparto attorno alle scuole medie, con un percorso ciclo pedonale e appunto la rivisitazione dell'impiantistica sportiva. Inoltre abbiamo anche destinato circa 50.000 euro per un primo stralcio della riqualificazione, visto che è un altro obiettivo di legislatura, dei giardini 4 novembre. Abbiamo commissionato un progetto, in questi giorni ci è stato rilasciato da parte dell'architetto Marcella Brugnoli, e per cui adesso nei prossimi giorni vedremo quali sono le opere iniziali da fare con questi 50.000 euro, per poi finanziare con gli esercizi successivi la restante parte. Per cui due interventi importanti che da anni vengono chiesti dalla comunità, cerchiamo di velocizzare adesso il tutto per farle venire poi la luce. Inoltre proprio oggi abbiamo anche richiesto un ulteriore finanziamento attraverso un bando a fondo perduto da parte del Ministero dell'Interno per la messa a norma, la messa in sicurezza di edifici pubblici, per cui confidiamo che con le risorse che ci è stato concesso da Regione e dallo Stato, che sono state liberate dalla Regione e dallo Stato, di poter fare ulteriori opere per la messa in sicurezza del nostro territorio. La minoranza ha espresso voto contrario dichiarando che non sarebbero state rispettate delle priorità segnalate relativamente alla messa in sicurezza degli immobili e alla manutenzione della viabilità comunale. Medici a confronto, domani a Berceto è previsto infatti un convegno dove si discuterà di gammapatie monoclonali e mieloma multiplo. Primo meeting triregionale dedicato alle malattie del sangue si terrà nella Casa della Gioventù di Berceto domani. Il titolo: gammapatie monoclonali e mieloma multiplo. Diversi specialisti delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria saranno a confronto con medici del territorio. Organizzatore dell'evento Nicola Giuliani, dirigente medico dell'unità operativa ematologia e CTMO dell'azienda ospedaliera universitaria di Parma. L'incontro è realizzato grazie al patrocinio dell'azienda ospedaliera universitaria e dalla Società Italiana di Ematologia. Diverse le autorità presenti, tra questi il rettore dell'Università di Parma, Paolo Andrei, il direttore sanitario ACU, Antonio Balestrino, direttore sanitario dell'AUSL di Parma, Ettore Brianti, il direttore generale ACU Parma, Massimo Fabi, il direttore delle cure primarie del distretto Valli Taro e Ceno, Giovanni Gelmini, il sindaco di Berceto, Luigi Lucchi, il direttore dell'azienda USL distretto Valli Taro e Ceno, Gianluca Pierondi. Sarà un'occasione di confronto per i professionisti sui percorsi e un'occasione condivisa nella gestione dei pazienti affetti da gammapatie monoclonali e da mieloma multiplo. Si parlerà della terapia del paziente anziano e del trattamento della malattia ossea. A seguire sarà definita la strategia trapiantologica con il racconto dell'esperienza di Parma. Si parlerà inoltre delle novità terapeutiche, dell'immunoterapia, della gestione delle complicanze e di come queste ultime influiscono sulla qualità di vita del paziente. L'evento avrà inizio intorno alle 9.30 con la presentazione dell'incontro e saluto delle autorità. Proseguirà poi per tutta la giornata e si concluderà intorno alle 17. E sempre domani alle 16 però a Ripa Santa, sopra il castello di Berceto, lungo la via Francigena, si terrà la presentazione della Croce di Cirene alla presenza dell'artista che l'ha realizzata, Umberto Squarcia. Interverranno il primo cittadino Lucchi, Don Giuseppe Bertozzi, Don Giorgio Laurenti, Riccardo Andrei e Stefania Provinciale. Al termine agli intervenuti sarà offerto un rinfresco. Si è parlato di cooperazione produttiva sul nostro Appennino nel convegno che si è svolto sabato scorso a Borgotaro, organizzato dall'Associazione Emmanueli e dalla Fondazione Giuseppe Micheli.
La cooperazione produttiva sull'Appennino parmense vanta ormai una tradizione ultrasecolare. Infatti, come risulta da uno studio effettuato dal ricercatore storico bedoniese Giuliano Mortali, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento iniziarono a costituirsi in Valtaro Valceno le prime cooperative di carattere agricolo, indirizzate soprattutto al settore lattiero-caseario. Giuliano ha preso ad esempio, ha studiato Caneso, piccola frazione del comune di Bedonia, poco più di 300 anime, nella quale si è sviluppata una cassa rurale e una latteria sociale, che sorsero in quell'anno in tutta la nostra montagna. E studiando questo piccolo paese si è potuto poi riportare su tutto il nostro territorio la storia e lo sviluppo, e naturalmente in questo caso di Caneso anche la morte di queste cooperative. Credo che sia bello e importante rifarsi a questa storia di Mortali per capire l'evoluzione del mondo cooperativo nell'alta valle del Tarre e del Ceno. Un'evoluzione che, dopo essersi interrotta durante il ventennio fascista, è ripresa nel secondo dopoguerra, interessando anche il settore silvo-forestale e dando vita negli ultimi decenni alle cooperative sociali. Credo che il mondo cooperativo ancora oggi rappresenta una base importante di occupazione, di lavoro per tutte queste valli, per tutta la nostra montagna. Pensiamo al caseificio di Borgotaro, pensiamo alle cooperative forestali e pensiamo a tutto il mondo delle cooperative sociali. Ora c'è un nuovo banco di prova che è quello delle cooperative di comunità, su cui credo che le nostre zone debbano misurarsi e debbano ricominciare a fare quello che le cooperative hanno fatto 100 anni fa. Nel senso quello dell'autoregolamentazione, dell'autogovernarsi, del cominciare a prendere sulle spalle dei momenti di crisi e attraverso il lavoro, attraverso questo mondo, cominciare a lavorare insieme per fare un qualcosa di più e per migliorare la vita dei nostri cittadini. Un messaggio emerso in modo inequivocabile nel corso della conferenza sulla storia della cooperazione nell'Appennino parmense, organizzata a Borgotaro presso la sala convegni di Palazzo Tardiani, dall'Associazione Ricerche Storiche Valtaresi Antonio Emanueli e dalla Fondazione Giuseppe Micheli, intitolata al celeberrimo politico parmense che fu più volte deputato e ministro del Regno d'Italia prima dell'avvento del fascismo e dopo la liberazione fu senatore della Repubblica sino alla morte avvenuta nel 1948. È stato sicuramente la figura di maggior spicco nel mondo politico locale parmense e senz'altro anche nel mondo cattolico per tutto l'impegno dato dall'inizio del Novecento fino alla sua morte. E in particolare in queste zone, grazie anche proprio a lui, all'impegno da allora dato con il suo giornalino, La Giovane Montagna, ecco, nato anche Confcooperative Parma, sono nate prima in Valtaro, nel marzo del 47 si sono costituite qui Confcooperative in Valtaro e poi a novembre invece si è costituita a livello provinciale, no, quindi a Parma per tutta la provincia. Ecco, quindi abbiamo voluto dedicare direi oggi questa giornata che logicamente continuerà anche con altre giornate a Parma per ricordare i 70 anni della morte di Michele e per sottolineare il valore della cooperazione e questo Confcooperative è quindi impegnata per questo progetto. Tutto pronto a Borgotaro al Teatro Farnese per l'evento comico più atteso dell'anno. In concomitanza con la ripresa del secondo e ultimo weekend della Fiera del Funghi GP di Borgotaro si terrà infatti domani alle 21.30 Obiettivo Risata Cabaret con i comici Maxi Piero Boni, Beppe Braida e il Mago Lucas. Prevendite biglietti presso l'ufficio turistico e il negozio Il Telefonino a 10 euro. Vi ricordiamo telespettatori che essendo ancora fuori uso per un guasto la frequenza 198 potete seguire i programmi della nostra emittente sui canali 88 oppure 611, ripetiamo 88 oppure 611. Per
Per motivi logistici la manifestazione dell'associazione NAD, No al dolore, in programma Borgotaro in via Nazionale, che avrebbe dovuto tenersi proprio quest'oggi, è stata posticipata al prossimo 30 settembre a partire dalle ore 10 in poi. Sarà presente, come promesso, William Raffaeli, presidente di ISAL, Istituto di Scienze Algologiche. E adesso andiamo a Ramiola, che è in festa lunedì e il prossimo fine settimana per la patrona Santa Maria della Mercede. Lunedì prossimo sarà la giornata dedicata alla patrona di Ramiola, Santa Maria della Mercede, che significa Signora della Grazia Gratuita, ovvero Signora della Misericordia. Infatti la Vergine viene raffigurata in piedi in grandi dimensioni, mentre allarga il mantello per accogliervi al di sotto i fedeli inginocchiati. Si tratta di un retaggio dell'epoca medievale, detto della protezione del mantello, che le nobildonne altolocate potevano concedere ai perseguitati e bisognosi di aiuto. Ciò consisteva nel dar loro rifugio simbolico sotto il proprio mantello, considerato inviolabile. Con il diffondersi di questa tipologia iconografica, sotto il mantello della Vergine finì per trovare riparo l'intera umanità. La Madonna, rappresentata in questo modo nelle vesti della protettrice del genere umano dai mali del mondo, è detta anche Madonna dell'aiuto, della consolazione. Per ricordarla, lunedì si terrà una messa alle 20:45. La sagra patronale proseguirà venerdì 28 alle 19:30 con la serata Giro Pizza, accompagnata dalla musica del trio Che Trio, e proseguirà sabato alle 21 con il concerto di Kiras dai Beatles in poi. Durante la serata sarà disponibile il servizio cucina con panini e salsicce, patatine e tanta birra. L'evento è organizzato dal circolo ANSPI della parrocchia Santa Maria della Mercede, patrocinata dal comune di Medesano. E siamo alle previsioni meteo per domani, sabato 22 settembre. Cielo nuvoloso con nubi di tipo stratificato al mattino, con ulteriore aumento della nuvolosità dalle ore pomeridiane, quando sui rilievi potremmo avere isolati rovesci. Precipitazioni sparse localmente anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sul settore centro-orientale della regione dal tardo pomeriggio o sera. Temperature stabili, minime 14, massime 28 gradi. I venti saranno deboli meridionali, tendenti a ruotare dal pomeriggio e a disporsi poi da nord-est. I programmi di RTA, tra poco 20:35 Salute e Società, ore 21 Video Station, 22:30 TG, 23 Balla che ti passa, mezzanotte Rivediamoli, 1998. È tutto, una buona serata a tutti voi, grazie per l'ascolto, a domani 19:35.